Come si posa una rete elettrosaldata? Lo vediamo oggi in questo video. Ciao a tutti, sono Marco di FanShop e come anticipato nel titolo, oggi scopriremo come posare una rete rigida elettrosaldata. Eccone qui un esempio di fianco a me. Come sempre cercheremo di dare una spiegazione semplice è abbastanza schematica su un telaio che ho qua di fianco a me che può riprodurre una situazione standard. Ovviamente qui siamo sul dritto, abbiamo un inizio palo, un palo intermedio e un palo finale. Bene, andiamo un pochino più nel vivo e scopriamo qualche dettaglio interessante. Prima di iniziare con i lavori scopriamo quali sono le attrezzature e il materiale che ci serve. Per prima cosa sicuramente la rete, se no non possiamo fare il lavoro. Seconda cosa, l'attrezzo più importante che accompagna chi fa recinzioni, la solita tenaglia. E terza cosa, del filo da legatura morbido per poterla appunto legare. In questo caso il telaio è piccolo, stiamo parlando di 1,5 metri circa di materiale. Se la nostra recinzione fosse più lunga avremmo necessità per forza di un argano fune, un qualcosa per mettere in trazione la rete, ma su questo ci faremo poi un video in futuro. Bene, sono passato dentro la proprietà in modo che voi possiate vedere meglio cosa succede davanti, anche se in realtà voi sapete già che probabilmente le recinzioni vanno posate verso l'esterno, quindi qua fuori e l'esterno, dove sono io sarebbe l'interno della proprietà. Facciamo finta di lavorarla da dentro, ripeto, per darvi la possibilità di vedere un po' meglio. Allora, prima cosa importante da sapere, abbiamo il nostro roto, il senso di svolgimento, quindi facciamo finta di partire dalla sinistra e andiamo in questa direzione. E va da sé che il senso di srotolamento del rotolo sarà questo, non so se si può vedere, ma partiamo con la rete in modo che il rotolo si possa svolgere man mano che vado avanti. Sarebbe stato più complicato fosse il contrario, avessi girato il rotolo. Quindi prima cosa da fare, senso di srotolamento, e come ho già spiegato per il video della rete, della posa della rete a maglia sciolta, è sempre meglio, se potete, se avete lo spazio, srotolarlo per terra e poi tirarlo su successivamente. Qui per motivi di spazio e di set abbiamo deciso appunto di farlo da in piedi, cosa che si può comunque tranquillamente fare. Primo consiglio, la rete probabilmente avrà queste punte di fine rotolo o che sia il taglio, non importa. La prima cosa da fare è andare a pulirle, quindi a tagliarle e lasciare in modo da lasciare il filo verticale pulito il più possibile. Quindi prendiamo delle semplici tenaglie, andiamo a filo del nostro filo verticale e tagliando andiamo a pulire la nostra rete. Così abbiamo già una partenza pulita e pronta per poter essere fissata al primo palo. Bene, la nostra rete è pulita. Partiamo. Srotoliamo il nostro rotolo, apriamo il nostro rotolo, togliamo il filo che lo tiene. Attenzione alle dita sulle reti più robuste, perché quando andiamo a aprire l'imballo o il filo che lo tiene insieme potrebbe srotolarsi di colpo, l'avevo già spiegato in altri video. Ok, abbiamo questa situazione. Ripeto, primo consiglio da fare, da darvi, è quello di fissarla nel punto alto della nostra recinzione e all'inizio della nostra recinzione. Come la fissiamo? A differenza di una rete a maglia sciolta che aveva quelle punte che vi ho già fatto vedere per poterla agganciare, la rete elettrosaldata non è presente. Quindi dovremo necessariamente aiutarci con delle legature che possono anche essere provvisorie. Un po' di filo da legatura nella mia matassa. Andiamo a fare una legatura che ci permette di avere l'inizio come partenza e l'altezza, quindi il nostro filo di tensione che era già stato posato ci va a identificare l'altezza della nostra rete. La puntiamo provvisoriamente lì, magari facciamo una legatura in modo che non si doppia, un pochino più robusta, in modo che non si possa srotolare ulteriormente. Ok. Abbiamo la nostra partenza nell'angolo superiore, sinistro in questo caso. Quello che dobbiamo andare a fare adesso è fare la partenza a tutti gli effetti della rete. Quindi scendiamo con delle legature sul palo, sul primo palo, in modo che la rete rimanga ferma e già posata, diciamo così. Come ho già spiegato per l'altro video, le legature principali, quindi quelle che vanno sul palo, saranno legature con filo doppio. Perché? Perché hanno una tenuta, devono avere una tenuta maggiore e una certa robustezza. Quindi filo doppio, filo da legatura lo sdoppiamo e via. Una maglia sì, direi una no più o meno. Andiamo a legarla attorno al palo semplicemente sempre con le nostre tenaglie.
abbiamo legato una maglia sì e due no, una sì, una no circa. La nostra rete all'inizio è fissata, è praticamente già fissata in modo definitivo, con 4-5 in questo caso legature abbastanza robuste doppie, e abbiamo la nostra rete che parte e iniziamo a srotolarla. Quindi srotoliamo il rotolo. La cosa importante da fare sarà, qui la rete alta 1 metro è corta ed è tutto semplice, immaginiamoci una rete alta 2 metri in una situazione un pochino più complicata, sarà sicuramente più difficile farlo, ma noi stiamo cercando di capire il concetto. Il bello della rete elettrosaldata, che una volta srotolata comunque ha la tendenza a rimanere lì. Errore quello di dire, molti clienti mi dicono compro la rete elettrosaldata così non la devo tirare. Non è vero, la rete elettrosaldata va tirata come tutte le altre. Allora, abbiamo detto, l'abbiamo srotolata. Quello che dobbiamo fare in questo momento è tenerla su, sulla lunghezza della nostra recinzione, provvisoriamente in altezza, perché immaginiamoci una parete di recinzione lunga 10, 20, 50, 100 metri, inevitabilmente man mano che srotolo la mia rete mi cascherà giù perché è fissata solo all'inizio. Quindi in questo caso facciamo una legatura vicino al palo, ok? E anche qui la legatura sarà doppia. Ok. Una legatura doppia vicino al palo. Leggera. Non vado a stringere tanto, perché? Perché ho bisogno che questa rete deve ancora scorrere, perché quando andremo a tirarla lei poco ma scorrerà, e quindi la mia legatura sarà semplicemente un anello per tenerla su. Ripeterò l'operazione su tutti i pali e in questo caso termino con un'ultima legatura un pochino prima del palo. Bene, abbiamo la nostra rete messa su in modo provvisorio, l'abbiamo legata in modo definitivo al primo palo, l'abbiamo legato dopo ogni paletto intermedio in modo leggero per poterla far scorrere, arriviamo alla fine della nostra recinzione. Se abbiamo un'eccedenza di rotolo, come in questo caso ho, possiamo andarla a tagliare provvisoriamente vicini al palo. È sempre meglio lasciarsi qualche maglia in più, a fine lavoro non si sa mai, potrebbe essere necessario usare una maglia o due in più. Quindi ci dà fastidio questo avanzo di rotolo, andiamo a tagliarla in modo non preciso, non importa, ma almeno non ci ingombrerà per terminare il nostro lavoro. Bene, abbiamo rifilato la nostra rete in modo sommario e un pochino più abbondante di quello che in realtà ci servirebbe. È arrivato il momento di andarla a tirare e andarla a legare all'ultimo palo. Eccoci, mi sono messo dall'altra parte della recinzione per potervi permettere di vedere un po' meglio. Allora, l'obiettivo sarà questo, andarla a tirare e legare all'ultimo palo. Due aspetti importanti. Innanzitutto, per fare questi lavori, come spesso ho già detto, è meglio essere in due persone. Avremo il nostro compagno che ci aiuterà a tirarla magari e noi la legheremo, o viceversa. Ma chiaramente è un po' difficile essendo da soli cercare di tirarla e legarla nello stesso momento, perché la legatura andrà fatta nel momento della trazione, quindi si cerca di tendere il più possibile e poi si va a legare appunto in trazione in modo che rimanga tesa. Come si tira una rete? Faremo un video specifico sull'attrezzatura migliore e soprattutto necessaria, obbligatoria quando abbiamo tanti metri e magari la rete è alta. In questo caso sulle piccole recinzioni sarà sufficiente metterla in trazione o a mano, quindi tirandola semplicemente, oppure perché no, sempre con le tenaglie, facendo un minimo di leva. Vedete che io qua cerco di prendere dentro le maglie con le tenaglie e faccio leva, quindi tiro e lei viene avanti, stiamo parlando di qualche centimetro, ma sufficiente per essere messa in trazione. Quindi la cosa importante da sapere è andare poi a legare il filo che va a tenere, la va a tenere in trazione sul palo. Sarebbe inutile legarla su questo filo perché mi scorrerebbe. Se io invece faccio una legatura in questo punto qua, vedete questo filo verticale, va in avanti verso il palo e una volta legato mi rimane in trazione in questo punto. Bene, andiamo a legarla. Filo doppio, perché è un filo di è una legatura di partenza, quindi deve essere robusta come sull'altro palo precedente. Infiliamo dentro
incrociamo, le legature sono sempre meglio incrociarle un po', ripeto, andiamo a prendere il primo filo utile per poterla tirare. Io qua dietro sto tenendo il filo, le nostre tenaglie, andiamo a fare una prima legatura, ripeto, sempre col concetto che sia in trazione. In questo caso io la tiro a mano, giro con le tenaglie il mio filo da legatura e vedete che il primo filo si va ad allineare un pochino il palo, vuol dire che si sta mettendo in trazione mentre la lego. Ok, prima legatura fatta, abbiamo la nostra altezza, avevamo detto prima che la rete l'abbiamo legata provvisoriamente per dargli l'altezza, quindi vedete che l'ultimo filo della rete corrisponde col primo filo di tensione e l'abbiamo già semi tirata. A questo punto dobbiamo ripetere l'operazione su tutti, su una maglia sì e una no, come abbiamo fatto all'inizio. Quindi anche qui ripeto, filo doppio, scegliamo la posizione più corretta e ripetiamo l'operazione. Sempre in trazione, perché man mano che scendiamo lei risulterà più molle. Ok, magari in questo caso velocizziamo il video, io mi prendo un po' di filo di legatura abbondante e ripeto l'operazione su tutta l'altezza della rete. Bene, la nostra rete è legata sia all'inizio della nostra recinzione che alla fine, in modo definitivo. Cosa ci rimane da fare ora? Ci rimane da pulirla, quindi tagliarla nel punto più logico. Mi sposterò davanti e vediamo come. Bene, in questo caso non ci rimane altro da fare che appunto rifilarla. Dobbiamo scegliere con attenzione il filo giusto, perché se facciamo l'errore, sembrerà stupida la cosa, ma in realtà capita, di tagliare una maglia in più tutte le nostre legature salteranno, perché magari l'occhio inganna sulla legatura e sul filo da tagliare. Quindi scegliamo il filo giusto, sappiamo che questo qua era quello che avevamo allineato al palo ed è quello che fa la tensione della rete, ok? Quindi noi dobbiamo andare a tagliare di qui in avanti, considerando che non ci piacerà vedere un pezzo di rete che esce dal palo, ok? Vedete questo filo? Cerchiamo di fare una cosa logica, quindi prendiamo il filo qua, lo tagliamo, in questo caso possiamo tagliarlo, lasciatemi dire, anche qua all'inizio, tanto qua non c'è niente, e possiamo tagliare qua dopo la legatura, vedete? Legatura tiene il filo, noi lo tagliamo leggermente dopo, ma prima che esca dal palo. Anche qui possiamo tagliarlo qua a metà, se ci piace, dopo la legatura, senza tagliare la legatura. Ok, a metà e così via, fino a ripulirla tutta. Ecco, abbiamo rifilato la nostra rete, ecco cosa è rimasto, via, non ci serve. La nostra rete adesso è rifilata, è in trazione, è pulita, se necessita possiamo ancora fare delle legature, non ci rimane altro che andarla a legare tutta. La rete è in trazione ma non è ancora legata. Primo aspetto importante delle legature, possiamo andare ad eliminare quelle provvisorie che avevamo fatto, che servivano per tenerla su, vi ricordate, provvisoriamente. Cosa importante, allora, il nostro tirantino in questo caso si è diventato molle, il filo di tensione è diventato molle perché? Cosa che succede normalmente? Perché con la trazione della rete i pali si sono chiusi, quel poco che basta per ammollare un po' il filo. Avevamo spiegato nel video dei tirantini che c'è sempre tempo a tirarli, quindi se non ci piace che è troppo molle possiamo ancora sempre dargli un giro prima che sia legata e metterlo in trazione, bene, così ci piace. Come vanno fatte le legature di una rete elettrosaldata? Allora, avevamo detto, filo da legatura, la prima legatura da fare, le prime legature da fare sono quelle doppie, quindi anche qui filo doppio, perché sono quelle di tenuta, vicino al palo, quindi in questa posizione, prima e dopo il palo, cerchiamo di fermare la nostra rete in modo che abbiamo l'altezza
che ci dà il nostro filo di tensione. Ok, riprendiamo l'altra provvisoria in modo che sia definitiva. Bene, cosa è successo? Abbiamo fermato la nostra rete sul palo. È molto importante questo perché abbiamo il nostro filo di tensione che passa dentro il foro del palo, quindi è dentro il foro e tiene il peso, e abbiamo legato vicino al palo la rete. Se noi l'avessimo legata più lontana, questo cavo avrebbe fatto una sorta di curva che sta malissimo. Essendo vicino dentro il foro, cerchiamo di allinearla il più possibile per dargli una linearità, un pochino più di pulizia e di estetica. Ok? Abbiamo questa situazione bella pulita. Possiamo andare a fissare tutto il filo sopra, a legare. Partiamo a legare. Una maglia sì e circa tre no. Sarà sufficiente fare delle legature semplici, non più doppie. Le legature doppie le abbiamo realizzate, se vi ricordate, al primo palo, all'ultimo, in questa posizione. Sono tutte le posizioni più delicate e dove necessita più forza e robustezza la legatura. In questo caso, su tante legature che faremo su tutta la recinzione, sarà sufficiente farle semplici, come sto facendo io adesso. Cerchiamo di allineare il cavo alla sommità della rete. E voilà, il filo sopra è legato. Passiamo al filo centrale e quello sotto. Vi ricordate che nel video di come tirare i fili di tensione, come posarli, avevamo detto passate il primo filo alto dentro il foro del palo mentre quello centrale, quello sotto no? Bene, perché cosa può succedere? Succede come in questo caso, che in una rete retrosaldata noi tiriamo il nostro bel filo, se fosse stato dentro il foro, e magari ci capitava proprio qua a metà della maglia, sta malissimo, vedete? Permettetemi di dire che da professionisti cerchiamo di fare le cose un pochino più ben fatte. Cosa ci permette di fare il fatto di non aver fatto passare il filo dentro al foro del palo? Ci permette di farlo scorrere a nostro piacimento, facciamo salire o scendere il nostro filo di tensione su tutta la nostra recinzione e lo andiamo ad allineare al filo orizzontale, a un filo orizzontale della nostra rete. Quindi quando ci piace, anche in questo caso, partiamo con le legature, faremo una legatura magari qua, tenendo allineato con le dita il filo di tensione. Una sì e tre no circa, lo allineiamo e leghiamo. Tre giri sono sufficienti, magari lo incrociamo qua, non male, incrociamo anche qua. Una legatura anche qua. E ok, e abbiamo realizzato le legature sul filo centrale, l'abbiamo allineato, è rimasto sicuramente più pulito rispetto a come era prima. Faccio le legature sotto e velocizziamo un po' il video per non annoiarvi. Bene, ho legato il filo sotto, quindi i nostri fili sono legati. Cosa ci rimane da legare? E qualche curiosità sulla legatura. Allora, per prima cosa, come vedete, io in alcuni punti ho fatto una legatura semplice, vuol dire che ho preso, cerchiamo di riprodurlo qua in questa posizione, magari si vede meglio, ho preso semplicemente il filo di tensione con quello orizzontale della rete, ho fatto un uncino, spero che si possa vedere, ho fatto un uncino, li ho presi, e li ho legati, ok? Non è una bellissima legatura, perché è una legatura che mi va a scorrere e mi capita al centro della maglia, quindi anche a livello estetico non è bello. Non a caso prima l'ho fatta, anche per poterla discutere adesso e farvela vedere. La cosa migliore è andare a incrociare, come ho fatto prima, quindi di traverso, all'incrocio dei due fili orizzontale e verticale della rete, a incrocio. Questo mi permetterà di avere una legatura leggermente meno invasiva e sicuramente più solida perché non si sposta. Dicevamo, cosa ci rimane da legare? Ci rimane da legare qualche palo, la rete insieme a qualche palo. Vedete che la rete è legata sui fili di tensione, ma in alcuni punti qua, per esempio tra un filo e l'altro, mi rimane ancora insomma non legata, è libera. Legatura doppia, sui pali sempre legatura doppia. Anche qua cerchiamo di fare una legatura a incrocio.
non prendete il filo dopo, perché noi l'abbiamo tirata in questo senso, prendendola su questo filo la tireremo in modo sbagliato di nuovo dall'altra parte, quindi sempre in modo che la rete possa essere in trazione, nel senso in cui abbiamo deciso precedentemente. Quindi una legatura doppia al centro qua e una legatura doppia al centro sotto. Ecco. Altre legature importanti da fare sono quelle presenti sulle saette, quindi le diagonali che noi abbiamo, questa diagonale qua e questa qua, perché no, qualche legatura anche qui può essere sufficiente singola. Quindi se non ci piace in questo punto facciamo una legatura, potrebbe essere qua, che pizzichiamo il filo di tensione tutto insieme, una legatura qua e una legatura magari in questo punto più basso, perché la rete mi si sposta un po'. Stessa cosa ripetiamo dall'altra parte. Una legatura qua che magari teniamo sul filo di tensione e una legatura nella parte centrale bassa, in modo da tenerla ferma correttamente. Bene, siamo giunti quasi alla fine del nostro lavoro. La nostra rete è posata, è tirata ed è legata. Cosa ci rimane da fare? C'è un piccolo segreto ancora che vi voglio raccontare. Farò un video specifico su questo argomento, adesso mi limiterò a dare qualche informazione base, ma il concetto sarà questo. Quando una rete da elettrosaldata viene comunque tirata e legata, possono crearsi delle zone dove non è perfettamente tirata, magari una zona, un angolo, un fine rotolo. Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo semplicemente con delle pinze normalissime andare a prendere i fili orizzontali e dargli una mezza piega, come sto facendo adesso, vedete? Non è bello, lo so, ma se noi limitiamo questo lavoro in una determinata zona, soprattutto con le reti che hanno già il filo ondulato, si noterà ancora meno. Questo però ci permetterà di mettere in trazione ancora di più i nostri fili. Se io prendo questo filo, voi potete capire, e lo vado a piegare, a dargli una piega, lui, accorciandosi, si mette in trazione. Se io questa operazione la ripeto per x volte su tutta la zona dove mi serve, avrò una tensione ancora maggiore della nostra rete. Ok, ripeto, faremo un video specifico per capire come farlo, quali sono gli attrezzi giusti e il modo migliore appunto per poter realizzare una cosa del genere. Bene, per oggi è tutto, spero di esservi stato utile e avervi dato qualche consiglio, qualche idea e qualche suggerimento per posare una rete elettrosaldata rigida. Se voi avete lavorato in modo diverso, se voi utilizzate un modo diverso, avete fatto degli errori, insomma, non dimenticate di scrivercelo nei commenti o di dire la vostra, saremo ben felici di ascoltarvi. Nel frattempo vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e di visitare i nostri siti se avete bisogno di ulteriori informazioni. A presto e buon lavoro a tutti, ciao!